appena vedrete il furgone vi pregherei di lasciare spazio davanti al gazebo. Per favore lasciate spazio davanti al gazebo. Eccolo. Date la possibilità anche alle forze dell'ordine di fare il loro lavoro, grazie. Ecco Beppe Grillo, Beppe. Benvenuto Beppe Grillo. È un piacere averti per la seconda volta a Pistoia. Ci si danno, quanti siete? Siamo tre, io quello. Ma è fantastico, ragazzi. Buonasera, ciao. L'acqua porta bene e Beppe Grillo uguale. La mia scorta, sono qui. Grazie Beppe. Ciao. Motorino, bisogna ascoltare. Ragazzi, volontari. C'è io una roba. Sì, qui. No, io allora. No, chiudi allora, ma questa è per la l'applicatore. Sì, no, no, è poco che la bussata. Non potete spostarlo un po' più indietro? Ma mi voleva mica. Nel senso, ma neanche a Livorno avrebbero fatto. Infatti Livorno si è scansato. Allora signori, stiamo facendo qualcosa di strano, perché io sono per la strada, non so, scendo da una macchina e vedo delle cose, faccio firmare, ho firmato anch'io da tutte le parti, ho fatto dei falsi col notaio. Ci hanno costretto a essere veloci in questa raccolta firme perché vogliono fare le elezioni a febbraio. Nella storia della Repubblica non è mai successo, perché il tempo è così, perché loro la campagna politica la fanno in televisione, sui giornali, noi dobbiamo avere le piazze, quindi febbraio ci sarà la neve. Io ho fatto una proposta, fatele a Capodanno le elezioni, ma sarebbe meraviglioso, durante il veglione ci tiriamo i coriandoli addosso, le pipette, e intanto votiamo. Dobbiamo votare che cosa? Non lo so, abbiamo difficoltà, se riusciamo a trovare le firme, i moduli sono incredibili, c'è il modulo rosa, il modulo verde, il modulo giallo, c'è la regione a statuto speciale, non speciale, le hanno combinate di tutto e di più, io sono entrato in un mondo che non sapevo, non conoscevo. Cercano di mettere in crisi anche il Festival di Sanremo, questo è troppo! Allora, abbiamo oggi un governo dove la destra vuole Monti, la sinistra vuole Monti, Casini ha detto non vedo l'ora di avere Monti, anche fisicamente, cioè vogliono tutti Monti. Monti ha dato le dimissioni senza andare in Parlamento al Napolitano, stanno succedendo delle cose incredibili, ha lasciato la sua agenda e ha detto benissimo, se io vado via qualsiasi governo venga, e c'è la mia agenda, dovrà seguire questo piano economico politico per i prossimi 20 anni. Allora io mi chiedo, allora cosa andiamo a votare a fare? Allora, se avete già tutto stabilito, allora noi siamo la variante impazzita, e allora chiudendo lo spazio, chiudendo i tempi, ci mettono in difficoltà, perché io faccio la campagna nelle piazze, sono l'unico che viene nelle piazze, provate a vedere se viene uno di loro qua davanti, non viene nessuno, stanno nelle televisioni e sui giornali, quindi noi dobbiamo raccogliere le firme e loro no, quindi abbiamo questo disagio, ma ne verremo fuori alla grande. Io vi do una notizia, delle notizie, è una notizia buona, ma non dovete dirla in giro, stiamo andando benissimo, noi dobbiamo lamentarci, perché le cose vanno benissimo, ma non dobbiamo dirlo, dobbiamo dire abbiamo dei problemi, dobbiamo lamentarci un po'. Allora, che cosa succede in questa Italia qua? Hanno paura di un movimento così, ma noi siamo necessari. Perché loro hanno fatto un blocco unico, destra, sinistra, centro, i moderati, i riformisti, c'è di tutto lì dentro, tutto con Monti. Avranno bisogno di un contenzioso, avranno bisogno di una squadra avversaria, non posso andare a fare una partita tra loro con una squadra unica. Noi siamo la seconda squadra, giocate con noi. Poi se volete truccare la partita vi comprate l'arbitro, il guardialine, il portiere avversario, ma una squadra ci vuole. E noi siamo i cuscinetti, capisci? Siamo il cuscinetto di questa democrazia. Se crolliamo noi, chi c'è? Se adesso noi per un cavillo non ci fanno entrare. Ma io vorrei, sarei più felice. Perché vorrei vedere cosa succede.
C'è già il 40% di astenuti che non vanno a votare. Se ci togliamo i 6 milioni di persone che avrebbero votato Movimento 5 Stelle non vanno a votare, cosa fanno? Un governo col 30% di aventi diritto? Non sarebbe in piedi. Siamo oltre il colpo di Stato. Siamo qualcosa di incredibile, è già tutto confezionato per non cambiare le cose. Monti se n'è andato. Prima dicevano, il presidente Napolitano diceva, se se ne va Monti crolla tutto, lo spread, le cose. Monti dà le dimissioni, lo spread sta lì e dice, ma puoi vedere che va meglio, cioè la borsa è andata su di 2 punti, ha fatto l'asta dei botto, non è mai andata così bene. Ma allora chi è lo spread?